cattolica. Ore di ansia per Sakineh, la donna iraniana condannata per adulterio, potrebbe essere giustiziata domani. Continua la nostra campagna per salvarle la vita. Mandate i vostri messaggi al blog sul sito tg1.rai.it. Li invieremo all'ambasciata dell'Iran in Italia. Lucia Duraccio. Potrebbero essere le ultime ore utili per fermare la mano del boia iraniano. È il Comitato Internazionale contro le esecuzioni a dare l'allarme. I ministri Frattini e Carfagna lanciano ancora un appello all'Iran, ma il titolare della Farnesina precisa: l'ambasciatore italiano a Teheran non ha conferma del fatto che Sakineh sarà giustiziata domani. Dall'Iran l'unica voce ufficiale è quella del vice ministro degli esteri. L'Iran difende la vittima e la sua famiglia, l'Occidente difende l'omicida. Perché l'Europa, si chiede Kashkavi, non si mobilita anche per donne condannate a morte negli Stati Uniti? Veglia per Sakineh davanti alla sede romana del Parlamento europeo, manifestazioni analoghe anche a Parigi. Ultimi disperati tentativi di salvare una donna in carcere da 4 anni per una vicenda dai contorni poco chiari, fatta di confessioni estorte e torture in carcere. Da agosto Sakineh non ha potuto più incontrare né familiari né avvocato. Finiti anzi anche loro in prigione per aver parlato con 2 giornalisti tedeschi. Segno che il regime degli Ayatollah non intende tornare sui suoi passi e per Sakineh potrebbe essere davvero troppo tardi.